Per migliorare la qualità ambientale delle nostre città, dobbiamo partire da noi, dalle nostre case, ma anche dai condomini, dove con un piccolo contributo di ciascuno si può fare tanto per l'ambiente e per la comunità. Franco ama circondarsi di piante e ha trasmesso questa passione all'intero condominio. Le piante sicuramente abbelliscono sia gli spazi comuni che quelli privati, ma sono fondamentali dal punto di vista ambientale. Gli alberi, ma anche il verde sui terrazzi nel cortile, sono fra i principali mezzi per ridurre gli effetti delle ondate di calore ed in generale per regolare la temperatura in casa, in particolare durante l'estate. Ma le nostre piante sono anche fondamentali per la salvaguardia della biodiversità in città, fornendo rifugio e nutrimenti per animali ed insetti. Si può inoltre decidere di rimuovere la copertura d'asfalto da alcune zone per renderle di nuovo permeabili e favorire l'assorbimento delle acque piovane, che si possono anche raccogliere per innaffiare il verde condominiale. Il progetto Condomini Sostenibili è stato promosso nell'ambito della rete dei centri di educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna con il supporto di ARPAE. Il progetto intende mettere a punto e sperimentare metodologie e strumenti per promuovere la sostenibilità ambientale nei condomini in ottica di comunità.